Ragazzini, bentornati in questo nuovo video. Oggi in compagnia dei ragazzoni qua davanti abbiamo da sfidare tre youtuber giganti. Mi raccomando ragazzi, state molto attenti. Qua davanti avete tutti quanti un completino in netherite. Quindi prendete ogni singola cosa, armatevi e state attenti perché gli youtuber giganti saranno molto potenti. Vi dico solamente questo. L'unica cosa è che deciderete voi ogni round quale youtuber scegliere per primo, perché siamo in creativa, non lo sappiamo ancora. Allora sono a posto, era per controllare. Vediamo, check, Marci. Dammi un pugno. Check, creativa, Xiao. Okay. Un pugno, no, però. No, Marci. Marci. E vabbè, vabbè. Comunque, mi raccomando, campioncini, lasciate un mi piace. Potete non ammazzarvi, per favore. Andiamo da Marci. Andiamo. Quale volete scegliere per da primo? Da Marci. È morto Xiao, dai. Va bene. Quale volete scegliere per primo, ragazzi? Scegliete ovviamente voi. Ovviamente Kendall, ragazzi. Kendall, vogliamo partire da Kendall? Vabbè, però vi odio, comunque. Andiamo da Kendall, va bene, andiamo da Kendall. Vai, forza, Xiao, vieni da Kendall. Dobbiamo prendere questa testolina qua. Siete tutti quanti pronti? La mettiamo all'interno dell'altare. E mi raccomando, allontanatevi un po'. Sta sporando. Allontanatevi un pochino, ragazzi. Non capisco. Buddy, spostati. Buddy, si sta facendo Buddy. Calma. Mamma mia. Prima di tutto, pensate di minare lui. Ma il problema vero non è tanto Kendall, ma sono gli Iron Golem di Kendall che stanno arrivando. Quindi eliminate prima la torre. Ok, perfetto. Ora non sono belli. Preparatevi a tutti gli Iron Golem. Oddio. Non fatevi colpire, perché loro hanno un effetto molto strano. Ecco, occhio. Occhio, ragazzi, Xiao, ti vedo che sei cieco. Fortunato. Calma. In pratica, l'elmo di Kendall vi dà una visione completamente bianca tutta quanta la zona, come sta succedendo a me. Siete widerati. Quindi ho ragione, il metto in ferro incantato. Lo so, Xiao, questo lo so, però stai attento che in realtà dà un enchant problematico. Marci, che c'è? Che succede? Hai avuto anche tu l'effetto? La tecnica speedrun. Ok, che tecnica è speedrun, scusa? La tecnica speedrun. Ah, da metterti in alto? No, Marci, ma non puoi citartela così, dannazione. Noi siamo qua. No, non puoi, noi siamo qua che stiamo fightando come dei matti. Io mi stavo divertendo, però. Io non mi stavo divertendo, se no, tu uccidi, io no, invece, a quindi citare. Vieni. Oh, eliminiamo anche questo. Quanti ne avete eliminati per ora? Io due. Marci, non me. Vabbè, ma ragazzi. Vabbè. Okay. Io faccio parte dell'esercito di Kendall, non ragazzi. Mi sembra che questa cosa sia vera, ma da Marci. Però va bene. Non è bello. Non è bello. Il potere del metto di ferro, vi ammazzo. Io, ragazzi, vedo Marci che veramente shotta tutti quanti, tranne quelli che deve shottare. Vieni qua. Comunque, dovremmo eliminare tutti quanti. Osserviamo. Non lo so, provo a cercare in giro, magari ce n'è qualcuno. Ok, primo round, quindi completato. E siete comportati molto bene, bravi. Ma insomma, secondo me chi si è comportato meglio di tutti quanti? Ma perché Marci se n'è già andato? Perché se n'è già andato? Scusami, io non lo sopporto. È andato da Marci. È andato nel suo tempio. È andato, guarda. Andiamo a vedere. Marci si è rubato la testa, vero? Ecco, vabbè, guarda. Ha spawnato lui. Io veramente, ragazzi, ci ti aiuterò, uccideremo tutti. No, no, raga, lui è matto. Falliti. No. No. Come? Ma come Marci join? Ma che? Ma quanti Marci stanno joinando? Ragazzi, stanno joinando un esercito di Marci. Non volevo dirvelo. Ecco, sono un po' troppi. Ragazzi, no, non occhio, che l'esercito di Marci in realtà è un esercito composto da Alex e entità varie con degli archi molto potenti. E lo vedo. Pensate voi alla torre gigante, per favore. La torre gigante è già morta, ma gli altri dove sono? Sono qua in giro, occhio, perché hanno degli archi molto potenti. Ma non si possono farne spawnare altri. Eliminateli, perché questi fanno esplosioni assurde. Marci, ti stai seguendo. Occhio. Ti ho salvato la vita, ma da Marci, stai attento. Oh, ce l'hanno tutti quanti con Marci. Aia. Ce l'hanno tutti con Marci. Aia. Io lancio le teste di Marci, le sto spammando. No, come stai spammando? Oh, si è blew up. No, ragazzi, siamo il primo morto della compagnia, della gang, della cumpa. Va male, Marci, Aiuto, 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 mi chiudo dentro, mi chiudo dentro. Io sono con loro, Ma io non sono. Ragazzi, Xiao è Buddy è morto. Non so come, ma Buddy è morto. Per puro caso, vero? Noi dobbiamo cercare di salvare Marci in questa sfida, in realtà. Lui era il totem finale da salvare, quindi occhio. No, 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 no. Chi è che è l'arco che sta spammando? Stupidi! No, ragazzi, io sono l'unico senza l'arco, scusatemi. Buddy blew up. Ma due se vuoi, bro. Ho l'arco anche io, finalmente. Salve. Ah, no, no. No, vabbè, raga, basta. Marci, sei stato te, ti ho visto. Ma che stai dicendo? Io sto uccidendo Marci. Sono sparato, Marci morto 2. Ancora. Ho l'arco, raga. Ho l'arco anch'io. Vabbè, vabbè, sono dove morti, sei? Sono morti. Siamo tutti morti?
Sì. Comunque l'arco è molto bellino, se notate. Perché c'è Marci 1 qua, eh? Ecco, dov'è Marci 1? Che non lo vedo. Io lo lascio. Dov'è? Ma dov'è scusa, che il vero non lo Marci vedo? Non lo ammazziamo? Ma il vero Marci dov'è, raga? Non lo vedo. È qua? Ma sta volando! Oh! Marci! Ma no, no. Marci! Per il potere del disinfettante, morite! Che vuol dire, raga? Comunque quest'arco è un po' rotto, perché tu spari. No! Quindi secondo voi chi è stato il peggiore in questa seconda challenge? Ma come la piadina? Mamma mia, veramente. Ma Marci che ha citato. Marci che ha citato. Però lui era già nella challenge, era lui. Ma è già andato la... ancora. Ma ancora si è andato a Stefere. Oh, ma porca miseria. Marci, aspetta, aspetta. Non rubare la testa. La facciamo spawnare a Xiao questa volta. Quindi Xiaolino, tieni la testolina. Xiaolino! Punta nel centro dell'altare e campioncini, mi raccomando, state attenti, perché ma qua... Un fiorellino. Si tolgono. Eccolo! Oh, arriva, mi raccomando, oh, questo è il più cattivo di tutti. Non uccidetevi tra di voi. Smettetela di uccidervi tra di voi. Ragazzi, siamo in creativa. Occhio, wow, che tra un po' spawn anche l'esercito. Non fatevi colpire dall'esercito di Stefan, ragazzi. Perché? Mi raccomando, perché è molto cattivo. Sono belli forti. Sono quindi, i pensate a eliminare prima. Non fatevi colpire dalle TNT. Salute. Raga, le TNT di Fere, aiuto. Da dove le TNT di Fere? Dai mostri qua. Però no, non è bello. Ma c'è stato sono nella cage di bambù. No, anche io. Aia. No, scemi. Ragazzi, quando siete nella trappola di bambù, è un bel problemone. Quindi, chi è sotto deve pensare a eliminare gli NPC. Io sono intrappolato in questo momento. Bravo, Buddy. TNT, okay, da soli. Elimina gli... No, sono intrappolato ancora. Dannazione. No, della trappola. Uscito? No, sono ancora dentro. Sei uscito? No. Sei riuscito a uscire, raga? Non ci riesco. Non ci riesco perché sono super mega zoomato. Ok, calma. Sono riuscito a uscire anche io, quindi con calma. Cercate di colpire quelli con... No, dannazione, lo sto per colpire! Aiuto, raga. C'è qualcuno di voi libero? No. No, sono di nuovo in gabbia. Danna, sono tutti ingabbiati? Anche Marci? Ma raga, vai te. Raga, ma non sto capendo quante gabbie ci sono. Sono difficili loro, perché ogni volta che ti colpiscono con una TNT, praticamente sono ti ingabbiano dentro la gabbia di bambù di Steph. Quindi cercate un attimino di non farvi colpire. State alla larga un po' da tutto quanto il centro. Perché okay, vedo. Bravo Baddone. Bravo Baddone. Bravo Xiaolino. Qui sono l'unico intrappolato ogni volta. Mi sa di sì, bro. Sì, raga, sì. Troppo. Okay. Troppo. No, sono di nuovo in gabbia. Xiaolino. Calma. Raga, vi giuro. Dove sono? Ve lo giuro. Non li vedo. Io spacco qualcosa adesso. Sono qua sotto. Calmo. Sono riuniti tutti qua sotto. Aspetta. No, sono sotto, ragazzi. Praticamente vicino allo spawn c'è una zona di caverna. Xiao, riesci? Lo vedo. Bravo, Xiaolino. Vai. Aiuto. Sono di nuovo in gabbia, Marco. Aspetta, sono sotto. Riprendo tutti. Abbiamo trollato. No, non l'abbiamo trollato in realtà, Xiaolino. In realtà... Dove sei? Aiuto. Perché la gabbia poi ti sposta in cielo. Ti va a prendere danno da caduta. Bravo, Baddone. Ancora? Io ne ho ucciso un paio, raga. Ok, c'è l'ultimo. Ok, dovremmo aver eliminato tutti. Vieni, Baddi! Sì. No, non me. Abbiamo eliminati tutti. No! Ma da Marci! Dov'è Xiao? Andiamo, per favore. Cosa vuoi, Baddi, per favore? Perché io guardo... Xiao dov'è? Raga, Xiao è in creativa. Ma va, basta, Xiao. No, allora, il premio cheater del video chi è secondo voi? Ciao. Il premio ma fannullone. Ma Marci che hai citato tutto il video. Ma io... Io ho citato tutto il video? Io, sì. Ragazzi... Ma che ci stai dicendo? Tu che sei l'unica persona seria. Chi ha citato... No, Buddy, io ti ho dato la persona seria. Non puoi avere della TNT in mano, Buddy. Ma io sto facendo esplorazione. Buddy, non mi sembra il metodo... Dominando. Vabbè, mi devo mettere pure in creativa. Voglio trovare diamanti. Campioncini, nei commenti date il premio cheater al video, il premio fannullone e il premio migliore di tutti quanti. Sicuramente il premio cheater secondo me va a Marci, il premio fannullone va a Buddy e il migliore The Mark, ovviamente. Okay. Noi comunque ci fermiamo qua, ci salutiamo e ci vediamo in un prossimo video. Ciao! Ciao!